Cari quaddisti, eccoci qua, San Severino Marche, quarta prova dell'Europeo e seguiamo l'evoluzione dei team per quanto riguarda la preparazione dei mezzi e l'ottimizzazione delle sospensioni degli Yamaha del team in quad. Vediamo Tony Sousa-Bourge che sta ottimizzando le sospensioni consigliate, le regolazioni e le sospensioni Extreme Tech consigliate da Franco Fratton. In pratica si è andati ad ammorbidire la molla, praticamente prevedendo una pista con ogni probabilità abbastanza dura e con delle sconnessioni secche, in modo che il pilota sia meno affaticato dalle botte. Vediamo Franco che in questo momento sta lavorando sul monoammortizzatore posteriore, sempre di una Yamaha, e stavo lavorando sempre sulla variazione di precarico molla in modo da determinare in questo modo, a seconda della compressione del precarico della molla, l'interesse di utilizzo dell'ammortizzatore, quindi l'altezza da terra della moto. Piccola ottimizzazione dei pezzi in ergalo dura alluminio delle sospensioni ed ecco una Yamaha del team in quad, la vedete, lavora le sospensioni. Chiediamo scusa, era una sospensione anteriore, non era un monoammortizzatore posteriore. E qua veniamo al mezzo di Tony Sousa-Bourge che nell'ultima gara ha conquistato il terzo posto assoluto di giornata con una gara strepitosa, una conquista di una posizione di giornata veramente all'antica, con tanto onore, tanta passione e tanta professionalità tecnica. E finalmente possiamo dire che il team in quad schiera un pilota all'altezza di un campionato italiano e perché no anche nell'europeo, perché ricordiamo che il team in quad in questa occasione schiererà Tony Sousa-Bourge per la partecipazione al campionato europeo che si svolgerà domani. Signori, dal ferro da quaddisti un arrivederci dopo le prove libere e vediamo Andrea Cesari junior e senior che sono venuti a cercare di carpire le regolazioni. Caro Andrea Cesari, sei venuto qua a cercare di strappare le regolazioni del Tony? Dov'è il Tony? Non c'è il Tony. No, in realtà sono venuto qua a fare un giro. E basta, solo quello. Fare un giro. Non vuoi più perdersi un'occasione in televisione diretta qua. Ormai, qua ormai è un nostro affezionato. Vediamo la regolazione. Andrea, San Severino Marche. Ottimizzazione della moto, fai te o fai fare a quel vecchiaccio del Franco? Beh, io adesso non ho fatto niente, vediamo dopo quando entro. Cosa pensi che dovrai fare su questo tracciato? Come lo vedi? Duro, morbido, evoluzione, tracciato gara per l'europeo? Beh, più minuti rispetto all'italiano, ricordiamolo. Quanti minuti sono? 30. Sono tanti. Però spero che non devo fare niente, nel senso, spero che la moto mi vada bene subito così e spero di trovarmi bene subito. E ricordiamo l'ultima prova dell'europeo prima manche, Andrea Cesari posizione secondo. Grande Andrea, per Diana ti vogliamo podio. Andrea, in bocca al lupo, un arrivederci dopo le libere. Ciao.